E bella a tutti ragazzi, qua Righe che vi parla e oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video. Signori, ci diamo appuntamento alle 2 perché uscirà forse uno dei video più seri, ma veramente raga, uno dei più seri che abbia mai fatto, dove parlo del mio percorso di YouTube da quando ho smesso di givare fino ad adesso e anche prima, e delle nuove idee e di una cosa, diciamo, che porterà secondo le mie idee il canale a crescere, che comunque stiamo andando molto bene. Però ragazzi, dopo poi capirete durante il video il motivo di questa decisione. Senza andare comunque oltre su questa questione, che alle 2 c'è il video, sono usciti dentro al negozio Lama 2 belle cose. Infatti sono usciti Dennis JR e il progetto di Rame Schianto sul Round, che ovviamente non potevamo farci scappare. Quindi uno qui. Signori, il nostro Dennis JR, quando voi lo andate a acquistare, ma è la prima volta che lo ottenete, tipo ad alcuni questo qua sarà la seconda volta, ecco, che lo viene ottenuto. Però per chi non ha proprio partecipato al meglio all'evento tempo fa di Lama da Paura, uscirà come nuovo vantaggio di totalmente rock. Quindi andando su ad esempio equipaggiamento eroe, andando su vantaggio squadra, vedrete che dopo averlo comunque sbloccato con l'eroe avrete totalmente rock. Rift roccheggiante aumenta anche il livello critico di 160, con un effetto decrescente nell'arco di 8 secondi, e cura 73,75 salute base. Servono due eroi da paura, ovviamente due eroi musicali, che ne so, Wildcat, Queen, quelli lì, ecco. Quindi signori, ci sta veramente tanto. Ovviamente lo sapevamo tutti che sarebbe riuscito, e l'avevamo detto pure nel video di tutta quanta la patch note del rapporto casa base. Quindi GG. E niente, non è tutto, perché qui è anche completamente in marcia, mentre scorti crackshot, missione semplice, ti dà rame deci blaster, quindi per chi non lo ha, altra arma musicale è molto utile. Stiamo perdendo già troppo tempo, signori, che dire, andiamo subito a Montespago e vediamo il nostro amplificatore di oggi. Signori, che dire, siamo dentro ovviamente a Montespago, ma non sono da solo, perché sono qui con me stesso. Signori, prossimamente lui servirà, e nel video di oggi capirete anche il motivo. Signori, ho un po' di piani in mente, però sarà una scelta drastica, visto che tra virgolette ritorniamo alle origini, quando ai tempi il canale era bello 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 potente. Quindi che dire, allora, andando al punto, ieri abbiamo visto questa parte di amplificatore est, e l'altra volta avevamo visto la nord. Signori, su richiesta siamo qui con un altro video di un nuovo amplificatore. Non siamo più da casa base, ma amplificatore, e ho scelto di fare la questo qui, l'amplificatore che abbiamo di fianco a casa base, esattamente in direzione ovest, ovviamente guardando verso ovest da casa base. Questo amplificatore, ragazzi, vedete che è spoglio, e va lasciato spoglio perché, come ho già detto, i mostri tanto muoiono durante il tragitto, perché hanno talmente tante trappole da prendere che muoiono tra virgolette anche all'inizio volendo. Quindi che dire, andiamo direttamente all'inizio di tutto quanto questo macello. Allora, siamo qui, sì, siamo qui. Eccoci ragazzi, questa qua è la vista da lontano, da dove si entra negli spawn. Vedete che prevalgono i pugni, perché qua si gioca di sbalzatori, pugni, quelle cose lì. Quindi signori, io direi di passare prima da questa parte per poi andare direttamente dall'altra. Allora, sono due entrate e i mostri spawnano qui, prendendo sia una che l'altra entrata. Ma non solo qui spawnano, infatti possono spawnare qui, possono spawnare qua, anzi spawnano quasi sempre qui. E vedete, qui si beccano altre trappole. Allora, partiamo da qui. Questo qua sarà un video abbastanza non troppo lungo, però voglio farvi vedere proprio al meglio tutto quanto. Allora, vedete, si parte subito con due gas e una bordata, quindi tre blocchi, uno da muro e due da pavimento, quindi bordata, gas, si continua la strada, qua niente perché qua non è necessario, si continua la strada con un pugno che sbalza di qui, beccando anche un altro pugno che può buttare indietro i mostri se necessario, con sempre due gas che fanno danno, ecco, quindi a noi non ci fa schifo il danno e viene fatto. Qui ragazzi, un muro che collega diciamo tutto quanto, ne basta solo uno a terra e uno qui che collega la struttura, qua niente perché tanto i mostri qua sbalzano,
e poi boom, ritornano dietro. Poi signori, dopo aver visto questa parte qui con due gas e due pugni, si sale, signori miei. Se i mostri dovrebbero essere testardi, vanno di qua, beccando il muro e cercando di picconare sia di qua che di qua. Quindi cosa succede? Il nostro pugno lo evita, sbalza di mostri qua sopra, oppure direttamente di sotto, talmente potente. Con, in caso se arriva qui, ecco, il mostro, c'è un dardo, una gas, un'altra gas e un'altra gas. Signori, i mostri tendono a far così, o a scendere riprendendo la trappola, sbalzando contro il muro qui sotto, oppure ritornando lì, oppure tendono a passare di qui, beccandosi questi acculi che rallentano, e allo stesso tempo mentre rallentano si beccano un altro pugno che gli rifà fare tutto quanto il giro. Come se non bastasse, si continua con una bitume. La bitume qua serve per fermare e non si attiva perché comunque bisogna sparare sopra dove c'è il mostro per attivarla. Un pugno che sbalza proprio esattamente dove c'è l'altro pugno, facendoli fare alla fine un giro, proprio un circolo assurdo, con sempre una gas qui, una gas qui, una gas qui, una lì, una lì e una qui. Quindi in poche parole abbiamo 6 gas, 3 blocchi di lunghezza e 2 di... cioè 3 blocchi di larghezza e 2 di lunghezza. Vedete? Poi signori, se non bastasse, si continua, ecco, se i mostri sono più forti come Smasher o mostri della nebbia, alle prime ondate di solito muoiono sempre all'inizio, però più si va avanti più i mostri tendono a continuare il loro tragitto. Si beccano gli Aculei che rallentano con un dardo a muro di fianco, pugni che sbalzano. Ovviamente gli Smasher sono immuni da pugni sbalzatori, quindi continueranno per la loro strada. Quindi abbiamo un dardo, una gas, doppio pugno e doppio aculeo. Ovviamente i pugni sbalzano, questo qui sbalza indietro o lassù, e questo qua sbalza o sulla bitume oppure oltre anche l'aculeo. Poi si continua signori, ebbene sì, si continua e qua becchiamo una parte importante, ecco. Infatti abbiamo un pugno che fa ritornare tutti indietro, oppure uno sbalzatore che sbalza fuori o su altri sbalzatori. Come se non bastasse, c'è una luce a muro che stordisce se sono ancora, diciamo, movimentati, e fanno saltare di nuovo. Quindi qua è un gioco di sbalzatori. Abbiamo ben 1, 2, 3 e 4 sbalzatori. Qua un pugno. E qui alla fine abbiamo una luce a muro. Qua non serve, ecco, non è necessaria. Ovviamente gli Smasher eccetera faranno comunque la strada normale, quindi passano per di qui. E c'è un dardo, un pugno e uno sbalzatore, che non capisco perché non è potenziato. Perché non sono potenziati qui? Lol. Quindi ragazzi, qua gli sbalzatori ovviamente fanno il loro gioco, li portano ovviamente lì, il pugno porta qui e fa fare tutto il giro. E vedete com'è editato, qua è tutto quanto a piramide editata così, ecco. Poi andremo a vedere anche meglio sopra, vedete? E fino a qui ci siamo. Poi qua abbiamo una bitume, un dardo, una gas e un pugno. Sempre comunque un meccanismo che fa tornare indietro e fa danno allo stesso tempo. Qua immobilizza e qui si gioca di pugni e di danno. Qua si continua con un semplice aculeo, una gas, qua i muri niente, non è necessario. E qua il pugno che porta di nuovo tutti indietro ma da un altro percorso. L'altro percorso lo vediamo subito adesso, prima di andare alla fine. Quindi torniamo indietro, facciamo vedere meglio tutto quanto. Sopra una gas, pugno. Vedete? In caso se dovete replicarlo, questo qua è veramente una delle migliori. Questa qua è una base cinese, questa qua l'ho presa da un cinese, è veramente assurda. I cinesi sanno fare, hanno proprio delle belle basi. Ed è identica, sempre lo stesso progetto di quella della casa base e a nord, ecco, non a est. Qui è così. Poi si continua. Ecco, sto facendo il giro all'indietro così per farvi vedere al meglio tutto quanto. Ovviamente se dovete replicarla stoppate il video e seguite tutti quanti i blocchi e copiatela ovviamente. Qua si scende. E
Ed eccoci qua alla fine, cioè all'inizio più che altro. Signori, passiamo al lato di fianco, ecco, al lato verso ovest. Abbiamo visto ora il lato verso est. Quindi qua è un altro discorso, perché qua ci sono molti più trappole. Abbiamo una fila di gas esattamente di 1, 2, 3, 4 blocchi sorretti da questo pugno, da questo blocco di muro. Questo pugno ovviamente sbalza indietro se dovessero spawnare qui e fanno questo giro così. Quindi abbiamo il pugno e le 4 gas. Si continua andando su. I mostri ovviamente tendono a salire in tutte le parti. Qua c'è un altro pugno che o li sbalza qua sopra, così che scendono da, o da questa parte oppure da questa, oppure li sbalza all'indietro buttandoli giù. E qua c'è un muro che blocca. Perché qui? Perché diciamo che era, ci stava anche metterlo qua il muro col dardo, però ho preferito metterlo così, ecco. Vedete, il dardo ovviamente becca tutta quanta l'area qui se passa di mostri. E abbiamo sempre un pugno che sbalza dietro e un pugno che sbalza di fianco. Ovviamente il pugno di fianco sbalza qui, vanno a sbattere qua e si beccano questo pugno. Quindi anche qui molto efficace come tattica. Qui è fatto così. Qui è costruito in questo modo perché i mostri, diciamo che tendono questi qua sopra a scendere. Quindi cosa abbiamo fatto? Qui sono state messe dei come si dice, dei pavimenti, e loro tendono a scendere senza fare questo giro. Se ad esempio non ci fossero, farebbero il giro e non si prenderebbero molte trappole, ecco, però comunque si prenderebbero il resto. Poi signori, che succede? Che succede? Qua si continua, si sale, si becca un dardo, una gas, un pugno e un aculeo. Stessa cosa qui, con un aculeo, un aculeo, un dardo, un pugno e una gas. Ah, ovviamente qua sopra tutte gas, qua due gas e qua sopra niente perché i mostri, cioè qua non serve a niente, qua è meno spesso capitano i mostri, di solito seguono sempre il percorso. Qui non è neanche necessario il pugno perché i mostri cosa fanno? Tendono a passare per così, non per così. Ecco, quindi abbiamo visto questa parte, continuano. Ovviamente ricordo, se dovete replicare fermate il video, mi raccomando. E qui arriviamo all'altra parte. Qua abbiamo due pugni. Qui i pugni cosa fanno? I pugni sbalzano da questa parte e se necessario gli altri pugni sbalzano all'indietro, facendoli comunque perdere molto tempo. Qua due bei dardi che comunque fanno danno. E qui alla fine sono dentro a un buco. Qui cade pure la palla di lava. Ah ragazzi, per evitare che la palla di lava vi spacchi la base, dovete prima, dovete cambiare il verso della palla. Come funziona? Andate prima a vedere dove va a cadere la palla di lava e poi andate a costruirci sopra quattro piramidi, esattamente nel punto in cui cade. Così si andrà a spostare la palla di lava e poi andrete a vedere dove va a, come si dice, spostarsi. Vedete ad esempio la mia palla di lava è spostata qui, anche se onestamente preferivo che era qui in questo punto qua, perché qui se non cadeva c'era un altro muretto e continuava fino in fondo, però non è necessario, ci sono già i pugni e tutto, quindi va bene lo stesso. Quindi ragazzi, vedete, qui è una gabbia di pugni. Qui tutto quanto in altezza, niente sbalzatori perché qua c'è la lava e spacca e non serve a niente. Si continua in questo sorta di tunnel. Qua sopra consiglio un campo lento al posto di una gas, anche se dovesse prenderlo uno smasher, però campo lento ci sta. Invece no, qua su gas e pugno, perché qui viene sbalzato indietro e niente, qui ritorniamo sul il tunnel di partenza e fa ovviamente sbalzare indietro questo pure e si ritorna tutto da capo. Ecco, vedete? Oh, qui ad esempio la nostra palla di lava è andata al suo posto. Visto? Ecco. Facendo così è meglio. Che comunque allo stesso tempo becca pure i mostri. Se non lo sapevate, la palla di cannone comunque fa danno ai mostri, li uccide direttamente. Quindi questa qua, diciamo, siamo arrivati proprio alla fine, ecco. Ora ragazzi andiamo a vedere l'ultima parte. L'ultima parte è questa, per poi arrivare alla fine della base. Signori, i mostri spawnano diversamente, cioè a volte, non spesso, ecco. E spawnano molte volte, ecco. Spawnano da questa parte qui. Quindi cosa ho fatto? Quattro gas che prendono tutto quanto il perimetro dello spawn. A volte spawnano anche un po' più indietro, ma tanto il loro punto è andare avanti.
e ho messo dei pugni, perché alcuni, specialmente gli smasher, cercano di spaccare qui. Se in caso vedete uno smasher, cercate di killarlo subito, però non penso sia così stupido di andare contro qui. Lui scenderà e si farà tutto il suo giretto, qui più che altro per i mostri normali. E qua sempre un muro per non far andare dall'altra parte. Qui i mostri alla fine tendono ad andare dritti, ecco, perché ci sono queste strutture qui, è fatta apposta. Tre pugni, quindi di larghezza tre pugni. Sopra abbiamo quattro gas. Qui un muretto senza niente. E qua un altro muretto senza niente. E qui un mini pavimento di tre blocchi, che ovviamente poi è collegato a tutta la struttura che avete visto sotto. Qui, signori, si continua con stesso meccanismo di prima: un dardo, un aculeo, un pugno e una gas. Stessa cosa di qui: un dardo, un aculeo, un pugno e una gas. Ovviamente il dardo è anche utile perché se ci sono dei mostri, altri mostri, qua vedete tutti i dardi, beccano tutta quanta l'area qui, quindi ci sta, molto utile il dardo, molto utile, fa molto danno. Qui è veramente semplice, però alla fine si becca poi tutti i pugni e il resto qua. Veramente molto efficace, ragazzi. Ah, e per rendere più solido tutto quanto, oltre a fare tutto al 3, consigliatissimo, ecco, non lasciate al 2, all'1, mettete una piramide, anzi due piramidi editate in questo modo, così da dare più supporto a questo punto qui, perché qui i mostri tendono a rompere, quindi col pugno che li sbalza indietro e con la piramide lì non succederà proprio niente. Poi, ragazzi, ci sarà da fare questo mega tappezzamento, andiamo a vederlo dall'alto e guardiamolo da questa parte, anzi vi faccio vedere direttamente, vedere da dove la fine, ecco, del tunnel e tutto. In pratica cosa fanno i mostri? Se dovessero essere ancora vivi, ma improbabile, proprio impossibile, qua abbiamo un pugno in abitume, l'abitume ferma, il pugno sbalza e porta qui agli altri sbalzatori. Se dovessero esserci dei bombaroli, tipo quando siete a potenza, come si dice, a dei mostri di potenza alta durante l'endurance, e ci sono dei bombaroli, vengono sbalzati qui e la sonora fa cadere le bombe e nel frattempo vanno su e giù. Ovviamente qua pieno di sbalzatori, fino a un totale di 1, 2, 3, 4 sbalzatori. Qua è costruito in questo modo, con 1, 2, 3, 4, 5 blocchi e qua 1. Ovviamente poi non c'è più nient'altro. Quindi spostiamoci proprio all'esterno della base. Abbiamo qui sempre due piramidi editate, in modo che se i mostri vanno qui non rompono, ma vanno direttamente di nuovo a fare il giro e si ribeccano tutti quanti gli sbalzatori, bitume, eccetera. Quindi doppia piramide editata in questo modo, guardate. Un muro che continua di ben 1, 2, 3 unità. Poi abbiamo doppio pavimento qui, e qua ovviamente i mostri non tenderanno neanche a salire, e se devono farlo faranno il giro, ma non romperanno mai, ecco, proprio non mi hanno mai rotto e mai lo faranno, quindi state tranquilli. Ovviamente con una build bella, buona, con i superstiti di durevolezza trappole e quelli di danno non avete nessun problema. Il tappezzamento, ragazzi, ricordatevi, piramide editata in ferro in questo modo. Calcolate 1, 2, 3 e 4 blocchi editati in questo modo, vedete? Facendo questo mini tappezzamento. Ovviamente non è tutto qui, perché si sale e si arriva qui. Qua si continua col tappezzamento con 1, 2, 3 blocchi di pavimento. Poi, sempre con la piramide editata così, 1, 2, 3, 4 e 5, e come ultimo blocchetto sempre la piramide editata in questo modo qui, perché qui sono 4 impatti, se non erro, 1, 2, sì, 4 impatti, quindi la costruzione è così fatta. Ovviamente tutte queste mura, vedete, qua sono editate in questo modo, perché qua sotto, vedete, qua sotto abbiamo gli sbalzatori, qua ve lo ricordate questo punto, l'ho fatto vedere prima. Ecco, qua è tutto quanto un gioco di sbalzatore. Qua c'è la bomba di lava che vedete, ecco, punta esattamente lì senza fare danno alle strutture. E questa, ragazzi, è la base in sé per sé. Ah, qua c'è il muro che ha... Signori, purtroppo era partita la registrazione e quindi le ultime, diciamo, cose che dovevo far vedere non sono riuscito a farle vedere. Però diciamo che in generale volevo farvi vedere l'esterno della base,
Comunque spero abbiate capito in generale come funziona il meccanismo di sbalzatori e tutto quanto il resto. Ricordatevi, potenziate al 3, build di costruttore, almeno due costruttori, due zenith quando fate l'endurance, e signori miei, giocatevela di basi e giocatevela di durevolezza trappole, quindi mettete i superstiti di durevolezza e danni delle trappole. Spero che questo video vi sia stato veramente tanto utile. Se volete un altro amplificatore domani mattina, scrivetemelo sotto nei commenti quale, e andrò a fare comunque poi l'estrazione di questo amplificatore. Mi raccomando ragazzi, like e iscrizione, siamo verso i 17k, mi raccomando. E niente, oggi video alle 2 e sarà su questa grande notizia che devo dare, quindi mi raccomando, tutti pronti. Alcuni forse non la troveranno molto gradevole, però devono capire anche il motivo per cui questa decisione andrà a buon fine. E niente, qui Drichi tutto, bella regà, e grazie della visione.